Grande Fratello 2018, Alessia e Matteo smascherati dagli altri concorrenti. La seconda coppia nata nella casa di Cinecittà, dopo essere stata sorpresa dal resto del gruppo, è uscita allo scoperto. Nella casa del Grande Fratello 2018 i due concorrenti Matteo Gentili e Alessia Prete si sono lasciati travolgere dall'attrazione fisica che provano l'uno per l'altra, per la felicità dei loro fan, si sono scambiati finalmente il primo bacio lontano da occhi indiscreti. Purtroppo, anche se hanno cercato di mantenere segreto il loro legame, sono stati smascherati dagli altri compagni d'avventura. Alessia Prete lancia una frecciatina a Paola Di Benedetto. Reality show condotto da Barbara D'Urso è nata la seconda coppia, quella composta da Alessia Prete e Matteo Gentili, dato che, come ben sanno i telespettatori, la scintilla tra Filippo Contri e Lucia Orlando è scoppiata sin da subito. In particolare tutto è iniziato nella notte tra sabato e domenica, perché il calciatore e la bellissima modella torinese, dopo essersi scambiati coccole, si sono baciati appassionatamente. Il giorno successivo, la studentessa di scienze statistiche ha lanciato una frecciatina all'ex fidanzata della sua nuova fiamma, dato che, dopo aver confidato alle altre coinquiline, ovvero a Mariana, Lucia Orlando, Veronica, e Lucia Bramieri, di nutrire dei sentimenti per l'ex difensore vicentino, ha terminato dicendo di non aver pensato proprio a Paola Di Benedetto in questi giorni, e soprattutto ha aggiunto di essere decisa a viversi tutto con naturalezza. Il calciatore del Vicenza e la modella torinese colti in flagrante. In seguito Matteo Gentili e Alessia Prete hanno continuato a passare gran parte delle giornate avvinghiati, infatti anche il risveglio di lunedì 7 maggio 2018, è stato ricco di baci, coccole, e tenerezze, ma entrambi, di comune accordo, hanno scelto di non dire nulla al resto del gruppo della loro relazione, per godersi in segreto i dolci momenti. Purtroppo il calciatore e la 22enne sono stati sorpresi in flagrante dagli altri inquilini, precisamente da Danilo, Filippo, Mariana, Angela, Veronica e Lucia, che avevano capito sin da subito che tra di loro stava nascendo qualcosa. Inoltre l'avvicinamento tra l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto e la modella torinese è stato al centro del dibattito tra gli opinionisti di Domenica Live, infatti Vladimir Luxuria ha fatto notare come il primo bacio di Alessia e Matteo sia stato più spontaneo e passionale, rispetto a quello che si sono scambiati Francesco Monte e l'ex madre natura di Ciao Darwin all'Isola dei Famosi. Per continuare a ricevere notizie sul GF15, è opportuno seguire il sito Blasting News.